Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Allora 21:09 di nuovo con Focus, sempre in diretta da Rete Veneta. Continua la guerra tra il governatore Zaia e i Vescovi. Oggi durissimo attacco del Vescovo di Treviso, Monsignor Gardin, che dice non è vero che i seminari sono vuoti, come ha detto il Presidente del Veneto, e poi altre critiche, altre parole contrarie alle dichiarazioni del Presidente. Ma la notizia del giorno, a parte i profughi, tema di cui ci occuperemo ovviamente, non possiamo non farlo, è quella dell'assessore regionale Elena Donazzan, che a Sanremo in vacanza è uscita da un ristorante, ha visto che le erano state portate via le biciclette sua e del suo fidanzato e ha rincorso letteralmente i ladri e il suo compagno poi ha anche recuperato le biciclette. Ovviamente ne è nato un caso politico perché sono state dette parole grosse, quindi molte critiche alla stessa Donazzan. Alessandra Moretti ne chiede le dimissioni. Quindi un fatto di cronaca che però ha risvolti politici, e ne parleremo di questo e d'altro ovviamente con i nostri ospiti e con voi che siete a casa, e aspettiamo ovviamente le vostre opinioni. Vi presento allora gli ospiti di questa sera, Piero Ferragosto sempre con noi e grazie a loro, grazie agli ospiti che sono intervenuti con questo caldo africano, Lindo Regazzo pensionato, buonasera. Walter Fiorin, restauratore, quindi buonasera. Parleremo di lavoro, parleremo di pensioni. Grazie ad Angelo Squizzato, giornalista, buonasera, collega, buonasera. Curatore della rubrica Agricoltura, fortunatissima, no Angelo? Sì, sta andando bene. Sta andando bene. Poi si prevede una vendemmia meravigliosa. Dicono, a proposito di vino. Spettacolare, speriamo. Speriamo in bene. Giovanni Tonella, Partito Democratico, buonasera Tonella, buonasera a Giancarlo Iannicelli della lista Gentilini, buonasera generale, buonasera all'onorevole Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova, e a Fabrizio Fievoli che è assessore e consigliere comunale a Mansueto. Buonasera a lei, suoi buonasera a tutti, grazie molte. Allora, io direi poi sentiremo al telefono in diretta, state con noi. Alle 10 in punto chiamiamo Elena Donazzan che ci racconterà proprio che cosa è successo con questi ladri magrebini che le hanno portato via le biciclette. Ne è nato un caso politico davvero con moltissime dichiarazioni, reazioni contrarie, positive, social network scatenati. Vediamo però il primo servizio che riguarda questo attacco dei vescovi di Treviso e di Castelfranco a Luca Zaia. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Non accenna a diminuire la polemica tra il vescovo di Treviso e la Lega. Dopo il richiamo delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto ad una maggiore accoglienza e la risposta del governatore Zaia sull'utilizzo dei seminari semivuoti, il vescovo Agostino Gardin ha scelto i microfoni della televisione della CEISAT 2000 per rincarare la dose nei confronti di Lega e relativi sindaci. Evidentemente si tratta di persone che non conoscono che cosa avviene nei nostri seminari, nelle nostre diocesi, anche se ci tengono molto a dichiararsi cattolici. Vescovo che ha puntualizzato la situazione accoglienza da parte della Caritas, non senza relativa stoccata ai sindaci. In questo momento sono ospitati 150, ma sono passati tra il 2014 e i primi mesi del 2015 per la Caritas della nostra diocesi oltre 500 persone, alle quali spesso si è dovuto provvedere con molta urgenza, arrivi improvvisi, anche di notte, quindi
Credo che nessuna istituzione in provincia di Treviso ha fatto questo, non certo i comuni che hanno sempre posto una grande resistenza, insomma. Resistenza confermata non solo dalla Lega, ma anche da primi cittadini che si definiscono indipendenti. Nessun vescovo può dire nulla ad un amministratore comunale, regionale o nazionale. Facciano il loro ruolo, ma non facciano interferenza in quelle che sono scelte che devono fare coloro che sono eletti e deputati ad affrontare le problematiche che hanno. Dal canto suo, il vescovo Gardin puntualizza come l'accoglienza degli immigrati non sia un problema di strutture, ma di volontà. La nostra diocesi ha una scuola, c'è cioè l'edificio. Noi a un certo punto abbiamo proposto di collocare lì un certo numero di profughi, perché è un ambiente di proprietà della diocesi. Da parte del comune c'è stata una resistenza totale. I sindaci della Lega, per voce del loro segretario provinciale, però puntualizzano. I profughi veri sono circa il 10% tra le persone che arrivano. Su questi si può avere anche un'attenzione, anche perché è previsto dal diritto internazionale che questi sono meritevoli di attenzioni, per gli altri assolutamente no. Insomma, una polemica tra profughi da accogliere e clandestini da respingere, destinata ad aumentare, considerando anche i prossimi invii da Roma e il nuovo prefetto che sta incontrando a tappeto tutti i sindaci con l'obiettivo di rompere il fronte comune sull'immigrazione. Sono convinta che il senso di responsabilità dei sindaci e delle loro comunità riescano a far diventare in qualche modo una positività, un'opportunità, anche l'accoglienza, oltre che essere un dovere civile e cristiano per chi crede. Allora, avete visto il servizio di Fabrizio Bazzoni, Dimitri Coin della Lega, e questa era il prefetto Laura Lega. Allora, Giovanni Tonella, come la pensa? Come la vede? Ma io credo che abbia ragione il vescovo di Treviso, nel senso che sicuramente la diocesi di Treviso, le strutture diocesane, la Caritas, in questi mesi hanno dato prova di capacità organizzativa e di disponibilità. E sono una grande risorsa che dovrebbe però essere accompagnata da tutto l'insieme delle istituzioni, compresi i comuni, e credo che abbia ragione la CEI quando tra le righe abbia perfino detto che il governo per un periodo ha cercato di... Io non penso che non abbia affrontato, però ha cercato un po' di non prendere, diciamo così, con la serietà necessaria la situazione in mano. La situazione è strutturale, abbiamo una guerra che non cessa e quindi, come dimostrano tutte le entrate nei Balcani, in Grecia e in Sicilia, c'è un flusso continuo che nei prossimi mesi continuerà. E quindi l'Italia, ma non solo l'Italia e l'Europa, devono attrezzarsi in due maniere. La prima è organizzare l'identificazione, l'accoglienza, e secondo me anche in termini più europei distribuire i profughi che arrivano. E la seconda, intervenire con maggiore decisione per stabilizzare la situazione in Medio Oriente e in Nord Africa. Sono due cose complicate, ma che si devono fare. Il governo da questo punto di vista si sta impegnando, sta già migliorando a mio giudizio l'intervento nelle articolazioni territoriali, e anche la sostituzione del prefetto di Treviso ne è un segno, e si sta passando a una missione nel Mediterraneo che impiegherà maggiori forze, anche la nave Cavour, maggiori strutture per cercare di governare il fenomeno, che pone ovviamente dei dilemmi anche morali e ci fa vedere anche, come dire, una linea di tendenza che l'Europa deve assumere e deve guardare, diciamo così, in faccia, e cioè la linea di tendenza per cui l'Europa deve capire cosa fare, cioè se integrarsi, se stabilizzare il Medio Oriente, favorire la stabilizzazione dell'Africa e anche favorire maggiore integrazione con il Medio Oriente e l'Africa, oppure essere priva di una strategia. Io credo che quello che ha detto il segretario della CEI, ma anche quello che ha detto Gardin, non sia una polemica contro una forza politica. Ne deriva ovviamente anche una polemica contro la forza politica, ma sia un tentativo di elevare a maggiore ragionevolezza il dibattito pubblico. Purtroppo la strategia della Lega è di cortissimo respiro, è un po' come quelli che guidano
dovendo mettere gli occhiali, ma non se li mettono e quindi prima o poi sbattono. Ed è talmente di cortissimo respiro che è anche contraddittorio, perché dicono sì ai profughi, no agli altri, però dicono lo stesso Coin dice non ne vogliamo nessuno, 10% sì, però non ne vogliamo nessuno. Stessa cosa dice Zaia, cioè discorsi contraddittori e che ovviamente, per come giustamente dice il segretario della CEI, per guadagnare nell'immediato qualche voto in più, non per risolvere i problemi del mondo, ma nell'immediato qualche voto in più, buttare benzina sul fuoco e agitare un discorso pubblico che in realtà è un discorso che incita all'odio. Allora, Bagnoli, messaggi anche da lì. Ieri sera avevamo il sindaco Roberto Milan, avevamo anche altri sindaci. Giancarlo Iannicelli. Ma guardi, direttore, c'è un bell'articolo, lo rileggevo, l'ho letto più volte, sul Corriere di ieri, su Marcello Pera, che è stato presidente del Senato, ma ha scritto anche un saggio col Papa Ratzinger, quindi è una persona, e che dice quello che colpisce di più anche dalle espressioni al di là del nostro vescovo, anche del rappresentante della CEI, una virata precisa della Chiesa verso la politica, cioè c'è un cambiamento epocale, veramente, c'è una laicizzazione della cristianità. Ormai si parla di diritti e di doveri, le persone, i cattolici, i cristiani, dalla Chiesa si aspettano altre cose, e dagli amministratori se ne aspettano altre. Quindi quando c'è questo miscuglio c'è veramente un cambiamento epocale che può preoccupare, non dire che ridi, ma è un'analisi. Sei veramente bravo e complimenti. Ma no, ma stai facendo un discorso a Pera, posso dire che stai facendo un discorso a Pera? Lo fai tu il discorso a Pera, ma tu sei un'analisi di questa discorso a Pera, ma stai facendo un discorso a Pera. Quindi c'è questo che deve preoccupare, perché la Chiesa, che si preoccupa tanto di diritti e di doveri, non sta gridando allo stessa maniera su quello che stanno vivendo i cristiani. I cristiani nel mondo stanno vivendo, siamo tornati ai tempi delle persecuzioni romane e non c'è un grido altrettanto forte. Non mi pare, vedi, perché io ti posso riportare, non ti sta bene Pera, un giornale L'Espresso? Non è tanto vicino, mi pare che sia vicino alle tue posizioni. No. E dice, vedi, io ti dico solo una cosa, ti dico L'Espresso, che dice, permettetemi di leggere solo due righe. Con i 746 milioni consumati dall'Italia per l'emergenza sbarchi nel 2014, daremo un'attività duratura a 597 mila persone. Con 2 miliardi e 288 milioni spesi dal nostro governo negli ultimi 4 anni, avremo potuto far lavorare 1.830 mila uomini e donne e garantire una ricaduta positiva sulle loro famiglie per un totale di 12 milioni e 800 mila persone. In altre parole, con un investimento di 180 euro a persona in Africa, un progetto decente e soprattutto gestito dai beneficiari, potremmo alla fine fermare il gran via vai dei migranti in cerca di lavoro. È demagogia allo stato puro. Ma è tutto demagogia. No, sei bravo tu, hai saputo. Ma no, perché dice giustamente, ci si potrebbe concentrare, e la Chiesa sarebbe d'accordo, ci si potrebbe concentrare su quel 10% che sfuggono dalle guerre, veramente, dall'Eritrea, dalla Siria in questo momento e da altri stati, e aiutarli veramente. C'è questo afflusso attivato da noi, perché ho ricordato, direttore, l'altra volta che già l'Europa, la Commissione Europea, ci aveva fatto un appunto dicendo guardate, voi state facendo la calamita, state creando le condizioni affinché la gente si butti in mare e venga qui legittimamente, perché vogliono migliorare la loro condizione economica. Ma così non si risolve niente, non si sta risolvendo niente. Ma tornando alla Chiesa, ripeto, attenzione, perché i cattolici, se lei sente, questi giorni hanno fatto statistiche, hanno fatto interviste, avete fatto interviste, e tanta gente che va in Chiesa, eppure vede con preoccupazione questo stato di cose. No, non bisogna vedere. E allora io invito pure a vedere un po' più cosa la gente pensa, la preoccupazione della gente. No? O non ci dobbiamo
c'è preoccupazione, c'è un atteggiamento sconsiderato proprio, disordinato, che non risolve nulla, non risolve, sta spingendo solo la gente a buttarsi a mare, e si passa sopra a tante cose, ripeto, a tante cose che si potrebbero fare e non si fanno, di altri paesi europei, perché mentre da una parte la Francia, per dirne una, rifiuta anche un profugo, poi continua a far arrivare armi e quant'altro. In questo momento nel Niger, che è il posto di passaggio, desertificato dal passaggio proprio di queste persone che scappano dalla povertà. Quindi ci stiamo ormai impegnando, vuol dire, distraendo su un fatto, perdendo di vista il fatto principale che è la povertà e che esiste. Ma così non si risolve, così veramente non si risolve. Mi dispiace per la Chiesa, ripeto, io da cattolico, mi dispiace per la Chiesa che, ripeto, questa svolta politica. Ma i sindaci svolta hanno, politica? I sindaci, gli amministratori hanno, ma sì, è una svolta politica, come e dire, ma per favore, la svolta quando comincia, dice che movimenti politici sono dei piazzisti per fare, non è politica questa, ma poteva dire anche governo, poteva dire, ma anche no, poteva, vedi, si poteva dire la Chiesa, in base a questo principio di misericordia e di solidarietà, poteva dire: attenzione, questa è gente che scappa, dobbiamo essere attenti, ma non entrare nel campo politico amministrativo, perché c'è la reazione di tutti i politici, di sinistra, di destra, di centro e di sopra e di sotto. Ma guarda, sbagli completamente, perché c'è una dimensione pubblica che tranquillamente la Chiesa può prendere, può dire la sua. Se sei d'accordo, dici che sei d'accordo, se non sei d'accordo, dici che non sei d'accordo. Vabbè. Non puoi dire la Chiesa non deve interferire, come non deve interferire? Deve dire quello che deve fare. Sentiamo, fatto scusate, detto sentiamo la gente, appunto, la Vox Populi in questa carrellata di interviste raccolte qui a Treviso. Vediamo. Ma io dico che anche la Chiesa deve fare la sua parte, ognuno di noi dovrebbe farla, però nessuno se li vuole portare a casa. Non so se lei porterebbe a casa uno o due, non credo. Lei li porterebbe a casa sua? No. Io non lo so adesso quanti profughi ci sono nei seminari, cioè, comunque sì, anche loro devono fare la sua parte. La Chiesa deve fare la sua parte? Sì, la Chiesa, tutti quanti. Sì. E anche il Vescovo potrebbe fare di più. E tutte le associazioni religiose e non religiose devono fare di più. Anche perché sono obbligati prima o dopo di fare qualcosa. Perché a un certo punto viene un temporale e esplode tutto, come che è successo in altre parti del mondo, come in Inghilterra per esempio, che scendono in piazza e bruciano le macchine. Perciò prima si mettono d'accordo meglio è. La legge deve essere rispettata, loro devono essere riconosciuti, non possono girare senza documenti, devono essere controllati, sapere dove vanno, cosa fanno. Però il sistema Stato che deve funzionare in questo caso, quindi si può così superare la polemica con i cittadini. Devono essere anche protetti i cittadini nel caso, perché ho sentito anche parecchi disordini, quindi ci vuole anche una integrazione tra i cittadini e tra i profughi e anche un controllo da parte di entrambi fino a che appunto questa integrazione non avvenga. La France ha dit on peut pas tous les accueillir. Per questa ragazza francese entrambi, politica e clero, dice devono fare la propria parte, non si può continuare a far morire la gente in quel modo. Il problema è a monte. Le problème il est avant. Ognuno deve fare la propria parte, certo che è difficile, cioè a parole si fa, però con i fatti nessuno li vuole dopo la fine. Intervista di Anna Maria Parisi. Angelo Squizzato, giornalista, moltissimi anni alla RAI, conosce benissimo il Veneto, ma anche il mondo cattolico. No? Ma secondo me c'è una sostanziale ignoranza. Primo contesto che ci sia una virata della Chiesa verso la politica, semmai c'è una virata della Chiesa, una virata che si stacca dalla politica. Tant'è che noi non dobbiamo dimenticare gli anni del cardinale Ruini. Lì sì c'era un interventismo continuo e costante, giusto. Oggi semmai c'è un distacco, quindi dobbiamo riportare le cose al suo senso storico, altrimenti giusto. C'è un'ignoranza profonda. Giusto. Secondo punto che mi sta colpendo, la Chiesa che non fa nulla per gli immigrati, che tiene sbarati i seminari, ma ragazzi, chi è che ha avuto il coraggio, la forza, le risorse
se non la Chiesa attraverso la Caritas. No, pensiamo cosa sta facendo la Caritas. È l'unica che sa dare delle risposte, è l'unica qui a Treviso che a un certo punto è intervenuta per risolvere alcune questioni di emergenza. Pensiamo cosa fanno le suore a Padova per i poveri, le messe di poveri. Chi le gestisce? Forza Italia con Berlusconi? Le gestisce Renzi con i suoi? Le gestisce la Chiesa. Quindi è chiaro che poi ma perché? Non dare il diritto alla Chiesa di dire la sua in questo campo. La Chiesa nasce per essere accanto agli ultimi, ai poveri. Vogliamo, per passare alla politica, costruire dei muri come quello che hanno fatto in Ungheria, 200 km di muro fatto da militari e da disoccupati, per tenere distanti gli immigrati. Vogliamo costruire 1000 km di muro attorno alle coste italiane per bloccarlo. È un fenomeno, è una geopolitica che sta mescolando le carte. Questi nostri piccoli politici da strapazzo, che se la prendono con i vescovi, pensino a quello che hanno fatto loro a casa loro, come hanno affrontato il problema, non l'hanno affrontato. Io non voglio essere un difensore della Chiesa, non mi interessa esserlo. Certo, cerco di portare le questioni alla loro giusta dimensione. Se c'è oggi un soggetto che in qualche modo è accanto a questi poveri disgraziati, è la Chiesa attraverso le sue istituzioni. Guarda, c'è stato un malinteso. Virare verso la politica non vuol dire fare verso la sinistra, verso la destra. Virare verso la politica vuol dire in qualche modo laicizzare anche il cristianesimo su diritti e doveri, era questo, forse non ci siamo capiti, ripeto. Poi la difesa della Chiesa, ma chi dice? Ma guarda che tu pensa solo alla droga, ma se non c'era la Chiesa prima da affrontare, ma venerdì a me che sono nato in un istituto religioso, quindi allora, non venire a dirlo a me, lo so quello che hanno fatto, allora, ma stiamo assistendo a una virata, perché il Monsignor faceva altri discorsi nel passato, non erano questo è un cambiamento. Ma ripeto, io non vedo un cambiamento, semmai vedo un ritorno della Chiesa alla sua autentica vocazione, alla sua origine di soggetto, possiamo essere di meno, che è accanto ai poveracci. E poi non dimentichiamo che questi disgraziati, per quanto possano essere immigrati, clandestini, sono degli uomini, ragazzi. Chi dice di no? Sono degli uomini, sono dei cani. Noi li stiamo trattando come cani. Io ho visto l'immagine qui a Treviso, alla stazione ferroviaria. Io ho visto ieri una stalla a Campagna Lubbia di Venezia, con tutti quanti i reattori, tutto il refrigeratore, eccetera. Queste illusioni come è possibile? L'ha data la nostra politica, che è stata per 20 anni governata anche dalla destra di Berlusconi. Vogliamo essere chiari questo? Lasciamo alla Chiesa, fa il suo mestiere. Ecco. E poi non è vero che sia così assente, anche questi messaggi che io vedo arrivare, sono messaggi che assolutamente nascono, secondo me, da una profonda non conoscenza della realtà o da speculazione, che è accentuata dai politici. Allora, ieri sera ho ascoltato Feltri, ieri sera Vittorio Feltri ha parlato a lungo dei profughi, dell'immigrazione, ma cosa ho fatto di male per non meritarmi un ministro degli interni come Feltri? Infatti Feltri aveva parlato in maniera piuttosto critica nei confronti di Alfano. La Caritas che rifiuta l'aiuto agli italiani perché la roba serve agli immigrati, ma per favore non ditemi che non esistono interessi sotto questo è un refrain che si sente spesso. Che vadano alle messe della Caritas, qui a Treviso, a Castelfranco, eccetera. Ma questi qui non capiscono un'ostia di quella che è la realtà. Sì, ma al di là di Caritas, che questo abbia attivato il sistema mafia capitale altro, proprio per il disordine con cui è stata creata, questo è un dato di fatto, no? È un dato di fatto. Settimo Gottardo, al di là della Caritas. Andiamo avanti perché appunto sentiamo anche gli altri ospiti, poi alle 22 avremo la Elena Donazzani. Gottardo. Beh, intanto complimenti alla Elena Donazzani, io sono totalmente dalla sua parte. I ladri di biciclette. Su questo tema sono d'accordo con quello che diceva il giornalista adesso Squizzato, sì. Che è anche un amico, quindi conosco da vecchia data. Sono d'accordo, dobbiamo fare una riflessione un po' più distaccata,
perché intanto i vescovi veneti non vedo che abbiano attaccato così tanto, hanno difeso i loro seminari, che cosa devono fare i vescovi se non difendere il proprio seminario e le cose che fanno attraverso la Caritas? Questo mi interessa di più invece la polemica, cosa significa la polemica attivata dal segretario generale della conferenza episcopale, cioè del vertice dei vescovi, Galantino, il quale pone il problema degli immigrati non come un problema assistenziale, quello lo lascia a lui e alla sua Caritas, lo pone come problema politico e su questo attacca anche Renzi accusandolo di assenza. Questo è il dato vero, il dato più significativo, e che pone tutta una serie di problemi dietro. Perché effettivamente avete mai visto Renzi che va dappertutto ed è sempre onnipresente, soprattutto con Marchionne, che è sempre onnipresente, l'avete mai sentito esporsi direttamente sul tema della emigrazione? Dopo che ha preso quella scopola che ha preso in Europa, che l'hanno preso in giro, gli hanno sbattuto la parte di faccia, ha capito che quello è un tema perdente, lui preferisce non esporsi. Mi pare una roba seria che un capo del governo non si esponga sul tema degli immigranti in modo fondamentale, prioritario? Non è esattamente così. No, ma è così, perché il semestre italiano, tanto strombazzato da Renzi presieduto, almeno come eredità doveva lasciare la centralità del tema degli immigrati come tema europeo. Zero. Sembrava che avevano stabilito le quote di divisione tra i vari paesi, si è tutti tornati indietro, quindi i vescovi hanno posto a livello di vertice un tema centrale, però è un tema centrale per la politica italiana, ma è un tema centrale anche per gli stessi vescovi, perché quando pongono questo tema che sembra di via libera all'accoglienza senza limiti, l'accoglienza ha un limite, la capacità di accogliere ha un limite oggettivo, con una bottiglia d'acqua. La capacità di accogliere più di un litro di acqua e una bottiglia da litro non ce ne sta. Ma un momentino, no, va persa, crea problemi, perché io non credo, io vedo che adesso molti degli ambienti dell'episcopato più responsabile buttano acqua sul fuoco. La famiglia cristiana ha tolto l'intervista di Galantino dal suo sito, intanto l'ha tolto. Poi ha cominciato a dire no, è stato malinteso. Solita storia politica, quindi vedo, perché loro sanno che detto questo tema ce n'è uno ancora più grosso che la Chiesa un po' non porsi, che è quella dell'identità e dell'autonomia delle nazioni. Ma devono porsi il problema l'identità cristiana del nostro paese. Volete che se lo ponga solo il nostro amico Zaia oppure i Salvini? Solo parlando i vescovi. Perché quando c'è, si porranno i vescovi non solo il problema della Caritas, ma anche il problema complessissimo della riconversione di tutto lo Stato sociale e del conflitto che c'è sotto, che può nascere tra i poveri italiani e i poveri che vengono da fuori. Cioè sono temi colossali dal punto di vista politico che la Chiesa si sta ponendo, deve porsi, quindi non è la difesa delle quattro stanze del seminario, è la difesa, si porrà l'Episcopato la difesa dell'identità e delle radici culturali del nostro paese? Se le pone o non se le pone? Cos'è questa assenza di Renzi su questo tema che li lascia ai sindaci? Non è mica possibile. Poi, diciamo ancora sempre su Renzi e rapporto con la Chiesa, perché sembra che la polemica sia tra i vescovi e Salvini. Non è mica così. Il disagio della Chiesa e dei vescovi e della CEI che viene fuori attraverso il tema degli immigrati ne nasconde altri due o tre ancora più gravi. Il microfono le è caduto. Ne nasconde due o tre ancora più gravi, guardate. Primo, la sentenza che riguardava le scuole di Livorno che rischia di allargarsi tutta Italia, cioè le tasse. Le tasse, i soldi, sono le scuole cattoliche che rischiano di sparire. Riguarda il disagio la legge sul matrimonio gay, sulle coppie di fatto. No, tanto per capirsi. Riguarda il disagio che la conferenza episcopale ha sul rischio della revisione dell'8 per 1000. Cioè c'è una revisione del rapporto concordatario con questo governo. Guardate che tirano fuori un tema, ma il disagio è molto più profondo. E Renzi perché sta zitto?
perché sa che c'è dietro c'è un fuoco che rischia di esplodere e che lui non è in grado di governare. Questa è la verità. E non gli basterà una specie di concordato con Berlusconi per non aprire un concordato più ampio invece con certa cultura, con certo mondo. Quindi io è sbagliato quello di dire che il tema è Salvini e i vescovi. No, i vescovi hanno una visione molto più complessa, pongono questo tema perché si sentono come supplenti della carenza governativa, attaccano l'assenza. Poi il Papa, prima roba che ha fatto, è andato a Lampedusa. Qui i vescovi sono in prima fila con la Caritas su queste cose. Avete mai visto il presidente Renzi andare in un campo? Tanto per essere chiari, la denuncia sta su questo tema delicato, ma ne rinvia tanti altri su cui questo governo dovrà far conto. Se non fa il conto, saranno, come si dice, cazziacci. Quindi lei sostiene, se non sbaglio, che ci sia comunque una linea del pontefice, cioè della Chiesa, ho insomma, motivo non per sono dirlo. Solo i vescovi sì. Da soli che improvvisamente no, spunta. Non è una battuta, non è un errore, sì, è una battuta, ma che nasconde, scusate, chi ha un minimo di confidenza, con un po' di gerarchia, così lo senti, te li dicono, ma voi non potete immaginare quanto siano spaventati dall'inerzia del governo nel rispondere alla sentenza della Cassazione, che apre attraverso l'ICI tutto sull'IMU di tutte le scuole cattoliche. Ma scherziamo, le scuole paritarie forse, nel Veneto Zaia è il primo preoccupato, quindi andiamo al tema fondamentale, andiamo al tema politico fondamentale della supplenza della Chiesa e della Carità rispetto a Renzi, che è totalmente assente su questo tema. Allora, l'abolire la legge che favorisce alla polizia resistenza a pubblico ufficiale subito, no, forse è quella che parla del reato di tortura, la mancanza poi di strumenti, non so, siate un pochino più precisi, non mettiamo tutta la Chiesa in un unico calderone, non tutti i vescovi hanno l'opinione di Monsignor Galantino, anche questo probabilmente è vero. Allora, vediamo l'episodio di Elena Donazzani in questo servizio e poi ovviamente sentiremo dalla sua viva voce che cosa è successo a Sanremo, l'assessore al lavoro e all'istruzione che ha inseguito i ladri di biciclette. Vediamo il servizio. In effetti, col senno di poi, avrei dovuto girare i tacchi e tornare a casa, ma la rabbia era tanta di essere usciti e non ritrovare più le nostre biciclette, eravamo in ferie a Sanremo e poi vederla sfrecciare davanti a me la mia bicicletta con sopra un magrebino. Io non ci ho pensato due volte, l'ho bloccato, lui ovviamente colto di sorpresa è scappato, certo avrebbe reagito in altro modo se avesse compreso. Quello invece che mi ha preoccupato di più era Vittorio, il mio fidanzato, perché quando siamo riusciti a recuperare la prima bicicletta lui si è lanciato alla corsa e alla ricerca dell'altro magrebino. Anche lì la sorpresa e la fortuna hanno giocato dalla nostra parte. Una disavventura a lieto fine, quella vissuta in vacanza in Liguria dall'assessore regionale Elena Donazzani e dal fidanzato Vittorio, vittime del furto di entrambe le biciclette, poi ritrovate e recuperate in una notte dal prologo concitato, come raccontato quasi in tempo reale dalla stessa Donazzani, che ha pubblicato a caldo un post su Facebook dai toni piuttosto espliciti. Certo era luna di notte, certo ero e sono molto molto arrabbiata e credo che capiti lo sfogo, quella è la mia pagina di Facebook, alle anime belle che si indignano, dico che se avessero avuto la certezza di chi aveva rubato in questo caso propria bicicletta avrebbero reagito nello stesso identico modo, certo poco elegante ma altrettanto vero. Allora, servizio di Filippo Foist, vi ricordo, vi dicevo prima che Alessandra Moretti ha chiesto le dimissioni dell'assessore Donazzan perché, dice la Moretti, ha urlato magrebino DM, questa è stata la frase diciamo urlata dall'assessore mentre inseguiva i ladri. Allora, il tempiosario di Passano del Grappa, Fiorina, ha dato un grande contributo. Ma io sono una politico. Per fortuna non mi interessa di politica. No, ma però volevo ricordare che lei ha lavorato al tempiosario di Passano del Grappa, che è stato riaperto. Sì, il tempiosario di Passano. Abbiamo indagato per riuscire, per vostro conto e d'ordine comunque abbiamo indagato, per riuscire a capire se quel monumento poteva essere riaperto oppure no.
e dopo tutte le indagini scientifiche effettuate, tecnologicamente avanzate, siamo riusciti a vedere che il vostro monumento deve e può essere aperto. Una cosa che vado a sottolineare adesso però è che aprire il Tempio Sacro di Bassano non vuol dire aver risolto niente. La cosa molto importante che suggerisco a chiunque poi abbia la possibilità di poter intervenire su determinato monumento è di fermare l'avanzamento della decoesione di dettato oggetto della storia. E abbiamo aperto l'ossario perché non ci sono pericoli oggettivi immediati per le persone. Ossia, abbiamo occultato le parti nelle quali vi sono i pericoli. Ma fermiamo il pericolo, fermiamo la decoesione di tutte queste strutture. È molto importante fare quello. Noi avevamo proposto, tramite anche la vostra struttura, un piano intervento operativo molto, molto economico per poter riuscire ad intervenire e poter aprire il tempio, però avendo fermato il degrado della decoesione della struttura. Poi quando avremo i soldi allora si potrà riuscire a ricomporre tante le strutture che si sono rovinate, però perlomeno fermiamo il degrado. Adesso invece l'avanzamento, le parabole di decoesione stanno proseguendo. Allora 28 mesi per capire se profugo o no, e dopo c'è un eventuale ricorso al TAR. Non c'è morale in questo dannato paese. Senta Fiorin, ma a parte appunto i restauri abbiamo parlato, scusami, ecco, sull'immigrazione, allora lei che ma no, ma sa che cosa? Io che sono un ignorante in politica e spero di rimanere sempre ignorante in politica, perché in Italia non sono riuscito ancora a trovare una persona che ne capisce qualcosa di politica. Terribile. Sa perché? Perché tutti quelli che ho parlato io mi dicono che capiscono tutto di politica, però ogni persona che parlo mi dice una cosa diversa. E allora, caspita, dico, ma sarò ignorante io, ma se ognuno mi dice una cosa diversa riesco a... Sono tutti ignoranti. No, ma ha capito? Riesco a avere difficoltà a credere che qualsiasi o chiunque possa essere... Quello che vedo io da ignorante è che nel nostro paese riusciamo molto bene a creare delle critiche su qualsiasi soggetto dica qualcosa, ma anche di qualsiasi tipo, di qualsiasi forma, che sia costruttiva e tutto. Noi riusciamo sempre, c'è cioè sempre... C'è la polemica. Cioè la squadra non la facciamo mai, ragazzi. Cioè, secondo il mio invito... Mettiamo da parte le bandiere, almeno adesso che siamo in un momento un po' triste, un po' critico per tutti, finalmente c'è un problema che riguarda tutti. Adesso siamo uguali, ecco, allora mettiamo via tutte queste bandierine per il momento, e che poi recupereremo per l'amor del cielo, però facciamo squadra, piuttosto di accattivarsi così, a fare questa ragione, la Chiesa no, la Chiesa sì, ma andiamo. Lasciamo stare, allora il diritto di parola è una cosa sacrosanta, ma il diritto di dire sempre comunque quello che si vuole, secondo il mio punto di vista, non è proprio legittimo. Allora, buonasera, poche ciagole, più frittole, cari politici, non dimenticatevi gli alluvionati del Brenta, Angelo da Trieste, tantissimi i triestini, tutti i residenti, Friuli Venezia Giulia, da Udine, Gorizia, a Pordenone, insomma, a Trieste, tantissimi che ci guardano e ci mandano sms. Allora vediamo ancora, a proposito di non far squadra, certamente non la fanno l'assessore alla sicurezza di Padova Saia e il prefetto Patrizia Impresa, vediamo perché. I comitati per l'ordine e sicurezza vengono fatti con il sindaco, se no sono altre riunioni. Continua il botta e risposta tra l'assessore alla sicurezza e il prefetto di Padova Patrizia Impresa. Saia risponde alla responsabile di Palazzo Santo Stefano che ieri attraverso un comunicato stampa parlava di comitati convocati settimanalmente nel suo ufficio per parlare di sicurezza. Io non voglio far polemica, però bisogna stabilire se il comitato viene riunito per parlare dei problemi della città e se i problemi della città il sindaco deve conoscerli oppure se non deve conoscerli. Io credo che il polso della situazione ce l'abbia molto più un sindaco della situazione del territorio. I cittadini, dice Saia, tutti i giorni contattano il sindaco per segnalazioni e indicazioni su quello che accade in città. E infatti oggi l'assessore è tornato in stazione per un giro dopo che la settimana scorsa un barista è stato aggredito. C'era una persona che mi ha persino aggredito, anche quasi fisicamente, con la volontà così di tenere appropriato il suo territorio come se fosse il padrone del sottoportico di fronte alla stazione.
e quando l'abbiamo poi fermato con le forze di polizia locale abbiamo scoperto che questo è condannato, pluricondannato, deve essere espulso, obblighi di firma, ne ha di più e di tutto e tutti i giorni gira indisturbato. I cittadini non si sentono tutelati dalle leggi che permettono di far scorazzare impuniti questi personaggi, dice Staglia, preoccupato anche per la situazione della caserma Prandina che ospita un numero in costante aumento di profughi. Noi leggiamo dei giornali quando evidentemente qualcuno fa trappellare i numeri o i giornalisti, perché sono bravi, riescono a saperli. Avere centinaia di profughi che girano per il centro, che non sai chi sono, dove vengono e cosa e perché, mi pare che non sia una situazione proprio idilliaca, non è certo la città che volevamo. E proprio questa mattina la polizia locale ha fermato 4 eritrei mentre stavano pericolosamente camminando lungo la tangenziale verso Abano Terme e non volevano farsi identificare. Servizio di Valentina Visentini. Allora, Fievole, ieri sera avevamo 4 sindaci, Elisa Venturini, poi Roberto Milan, Riccardo Schunski, Domenico Presti, quindi sindaci molto, molto presenti sul territorio. Alla fine tutti hanno detto che qui bisogna, per arginare questa avanzata inarrestabile, soprattutto per evitare le imposizioni dall'alto, bisogna che i sindaci radunino i cittadini, si mettano tutti assieme e vadano a Roma a fare un frastuono infernale in modo da spaventare lo Stato che altrimenti, dicevano, va avanti imperterrito. Lei come la pensa? Secondo lei, direttore, cambia qualcosa? No. Allora, ritornando al titolo... Siccome mi ha chiamato in causa, secondo me andare in tanti sotto i palazzi e fare un po' di rumore rispetto a una popolazione che tende in genere così a subire, a non parlare, forse qualcosa può servire, poi non è che cambi tutto, però insomma sarebbe, dicevo ai sindaci ieri, a mio parere, un messaggio abbastanza chiaro. Che lasciano, che diano la fascia al prefetto, che si dimettano tutti in massa. Ecco, questo è stato anche detto, ma loro hanno detto non lo facciamo, non lo perché mai. Noi siamo in trincea, sono in trincea, siamo in trincea, non vogliamo abbandonare i cittadini. Scusi, poi guardi, purtroppo, per fortuna, sentendo i suoi ospiti parlare, siamo in uno strato democratico, quindi secondo me tutti hanno diritto di parlare, di dirla propria, anche la Chiesa. Che faccia politica o no, a me più di tanto non mi interessa. E chi deve fare le leggi in questo paese è lo Stato, è il Parlamento. La Chiesa potrà dire la sua, la Chiesa potrà dire quello che vuole aiutare i più deboli e i poveri, gli italiani e gli stranieri, può farlo tranquillamente. A me più di tanto non interessa, che faccia il suo lavoro. Io non vado in chiesa, quindi non sono praticante, quindi quello che dice che fa la Chiesa, se aiuta i più deboli, fa il suo e fa bene, e nessuno può criticarla. Se poi sconfina nella politica, a me più di tanto non interessa. Intanto non è la Chiesa, non è lo Stato, il Vaticano, che può cambiare le leggi di questo Parlamento, sono i nostri politici, che sono lì da 50 anni, e in 50 anni hanno distrutto questo Stato, sia di destra che di sinistra, non hanno fatto niente per cambiare le cose qui. E come ha detto il signore di prima, che vada su uno o l'altro, se arriva una proposta concreta da destra o da sinistra, quello di destra o di sinistra criticherà sempre quella proposta lì, perché siamo fatti così, perché siamo italiani. Se fossimo tedeschi sarebbe diverso. E le faccio solo un piccolo esempio: un mesetto fa io sono andato in Croazia, ho dimenticato a casa la carta d'identità. Non sono arrivato al confine della Croazia perché mi hanno detto: se tu entri stai 4 giorni in carcere, punto, finito. Allora non ne frega niente se sei italiano, francese, tedesco, fai 4 giorni in carcere perché devono identificarti, finito. Quindi qui in Italia, se arrivano questi poveretti, perché poi sicuramente scappano da qualche situazione non molto piacevole, vanno identificati. Punto. Non dobbiamo lasciarli allo sbando, lasciarli andare per tutto il paese, poi sicuramente vanno in qualche altro paese europeo, l'Europa ce li rimanda indietro, pure gli stati europei ce li rimandano indietro. E identificarli non mi sembra una cosa così difficile, però noi italiani siamo bravi anche a rendere complicate le cose semplici. Non riusciamo a far niente, non collaboriamo in nessun modo con nessuno. I sindaci fanno tanto casino che consegnano la fascia, che si dimettono in massa. È inutile parlare. Poi abbiamo bisogno di atti concreti. Ieri sera sentivo dire un ex sindaco, mi sembra, oppure un onorevole, che diceva: sarebbe ottimo mandare, suddividere questi, tra virgolette, profughi, che per me una buona parte per il momento sono clandestini, in vari comuni, quindi pochi in molti comuni.
ma io sono sicuro che se a Mansueto arrivano 25 o 30, i cittadini si incavolano, perché una buona fetta di cittadini che vanno in chiesa tutte le domeniche, tante volte anche il sabato, non li vogliono. E questo è il dato reale, perché fa parte della nostra cultura, abbiamo paura dello straniero. Io ho un vicino che è romeno, è bravissimo, lavora, noi a Mansueto abbiamo molti di stranieri e tutti quanti lavorano, pagano le tasse chi lavora chiaramente e rispettano le regole, da noi non ci sono tanti furti, non ci sono tante risse nei bar. Quindi vuol dire che dovrebbero insegnare anche i giovani che molte volte non bisogna aver paura dello straniero, se viene qui, lavora, rispetta le regole, paga le tasse, dov'è il problema? E l'immigrazione c'è stata, c'è e ci sarà sempre, non li fermiamo, se no dobbiamo fare come l'Australia, se abbiamo il coraggio di farlo, mettere le navi per traverso, ma noi italiani non lo facciamo perché poveretti di qua o poveretti di là non siamo mai capaci di metterci d'accordo. E le regole sono semplici e si possono applicare. Allora Olindo Regazzo, come la pensa su questo e su altro, ragazzi? Beh, io volevo dare una testimonianza in quanto cristiano e per capirmi mi rifaccio una parola del Vangelo, me la trovo qua, Matteo 6, 15, 24. Signore aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Penso che si debba meditare su questo Vangelo. Cioè, i cagnolini hanno le briciole e i figli hanno il pasto. Le briciole è giusto darle, però è giusto dare in proporzione. Non è che devo dare un panino e l'arrosto al cagnolino. E questa è la confusione. Quindi esorto chi è cattolico a non vedere tanto il discorso della contestazione allo straniero che arriva, ma il fatto che non si può togliere ai figli per darlo allo straniero. Noi vediamo che non abbiamo mai sentito parlare di suicidi negli extracomunitari, mentre abbiamo avuto più di 100 suicidi anche quest'anno. Allora questa realtà dobbiamo prenderne atto, a chi di dovere, va bene? Questa è una... Dopo, come cristiano, dico un'altra cosa, cristiani, svegliamoci, cominciamo a pregare colui che è Signore e può fermare le guerre, chiedergli fermamente e tutti assieme che cessino i motivi per i quali questi arrivano. Questo dobbiamo fare noi cristiani. Questo è l'invito che faccio. Allora, veneti come bue, non protestano e avanti sempre. Centinaia di messaggi anche questa sera, grazie molte. Giovanni Tonelli. Su che cosa devo esprimere? Su ciò che vuoi. No, insomma, il tema è quello, no? Diciamo, sempre lo scontro tra Zaia e la Chiesa. Lei è d'accordo con quello che diceva Gottardo? Ma Gottardo è un abile politico di centrodestra e enfatizza alcuni aspetti e gli interessa produrre una critica nei confronti di Renzi. Alcuni aspetti sono anche veri. Io credo che non è vero che Renzi, diciamo, non ci abbia messo la faccia. È vero che Renzi ha ritenuto legittimamente dal punto di vista politico di mettere al centro dell'agenda politica come temi più importanti altre tematiche, e penso che abbia anche ragione, e che quindi abbia speso maggiore visibilità su altre tematiche. Penso che non è vero che in Europa non abbiamo ottenuto nulla, è vero che dal punto di vista intergovernativo la maggioranza degli stati scandinavi e dell'est hanno fatto resistenza e quindi molti non hanno accettato le quote, ma una parte di stati ha accettato la quote, non solo, ma siamo passati da una missione che era finanziata solo dal governo italiano a una missione che invece è anche finanziata dall'Unione Europea e che mette in campo strumenti, tra l'altro sui quali
credo si produrranno anche delle critiche, probabilmente quando lo stesso Francesco, alludendo, parlando di un tema totalmente diverso, ma diceva che azioni, diciamo così, di contrasto anche con strumenti quali armi nel mare contro barconi erano atti di guerra, giustamente in termini di analogia qualcuno anche accostato al rischio che le nuove regole di ingaggio che saranno utilizzate con i nuovi strumenti che verranno messi in campo possano prevedere anche, come è giusto anche in parte che sia, azioni di forza contro gli scafisti e contro i trafficanti, però rischiando anche magari la vita di innocenti, e quindi vedrete che ci saranno anche dei dilemmi morali da quel punto di vista. Però io credo che complessivamente non è vero neanche che la Francia non accetta, sono esagerazioni. È vero che ci sono altri temi, perché basta vedere quello che sta succedendo in Francia e in Inghilterra, la situazione è difficilissima, perfino l'Inghilterra non riesce a gestire, che c'è la manica, cioè... Quindi la situazione è molto complessa, ma perché? Perché noi abbiamo a che fare con migliaia, non centinaia di migliaia, perché sono, ma migliaia di famiglie, ma di giovani anche, che vengono dal Nord Africa, che ovviamente dal loro punto di vista non hanno nulla da perdere, quindi non si arrestano di fronte a niente. A me ha colpito moltissimo sentire le interviste di quelli che rischiano la vita per andare in Inghilterra, vabbè, ecco. Quindi la situazione è complicata, ovviamente. Mentre sempre Gottardo sulla questione unioni civili, identità, eccetera eccetera, allora sulle unioni civili io mi auguro che il governo riesca a portare a casa la legge, o meglio che favorisca l'unica proposta che è di origine parlamentare, tra l'altro, dell'onorevole Cirinnà. L'Italia, se c'è una possibilità di fare una legge non sui matrimoni omosessuali, perché la proposta è sulle unioni civili, che è uno strumento intermedio, credo che ci sia tutta la necessità di andare a operare un passo in avanti da questo punto di vista. C'è un pezzo della Chiesa Cattolica, che non è convinta sulle unioni civili. Io credo che invece sia un passo in avanti necessario per almeno dare maggiore stabilità e un sistema di doveri e diritti non solo alle coppie omosessuali, ma anche alle coppie eterosessuali. Allora, la fermo perché abbiamo in collegamento da Sanremo l'assessore regionale al lavoro e all'istruzione, Elena Donazzan. Buonasera, assessore. Buonasera, direttore, buonasera a chi ci ascolta. Allora, poi ci occupiamo dei risvolti politici, perché è subito scoppiata la polemica, però io vorrei che lei ci facesse la cronaca dell'accaduto, cioè eravate in un ristorante, siete usciti, che cosa è successo in sostanza? Che non abbiamo trovato più le nostre biciclette. Sanremo è una città meravigliosa con una delle piste ciclabili più belle, anzi invito tutti ad andare una volta a vedere quanto è bella la Riviera dei Fiori. È vero. Abbiamo assicurato le nostre biciclette con il lucchetto e tutto, usciamo dal ristorante e le biciclette non c'erano più, con il lucchetto per terra tranciato contro un chiese, quindi dei professionisti. Dopo un primo momento di sconforto, ci è presa la rabbia, abbiamo anche ragionato, siamo andati da coloro che noleggiano le biciclette, hanno sempre tantissime bici e soprattutto sono vigili, sono lì presenti, direi 24 ore su 24. Quindi il mio fidanzato è andato, gli ha detto che tenevamo molto a quelle bici, la mia per un valore affettivo me la regolò mio papà ormai oltre 25 anni fa, quella di Vittorio è una bicicletta costosa, lui ama andare in bicicletta. Quindi siamo andati a chiedere, loro senza problemi ci hanno detto che era il caso di andare a chiedere a dei tunisini che stavano vicino alla zona della stazione vecchia, perché loro si occupano, come dire, dell'illegalità, ma veramente con una certa tranquillità ci hanno indicato lì. Io sono rimasta ad aspettare, mentre aspettavo ai bordi della ciclabile Vittorio era andato a raccogliere informazioni, a chiedere se avevano visto le nostre biciclette, ho visto arrivare la mia bicicletta, l'ho riconosciuta immediatamente perché ha una scritta gialla fluorescente con scritto Gabrielli, che era una vecchia azienda di Bassano del Grappa che oggi non c'è più, quindi fatto presto, no? Al di là di riconoscere i colori, difficile che a Sanremo ci sia una bicicletta esattamente uguale alla mia, sopra un ragazzone bello corpulento, straniero, magrebino certamente, perché parlava arabo ed aveva capelli scuri, occhi scuri, carnagione scura,
Io anche un po' incautamente mi sono buttata in mezzo alla ciclabile, l'ho fermato e urlando gli ho detto: questa è la mia bicicletta, scendi. Questo qui non è che ha provato a convincermi che era la sua, ha mollato la bicicletta ed è scappato di corsa. Vicino a lui un altro, un suo connazionale presumibilmente, con altra bicicletta molto bella, che non era quella del mio fidanzato, è scappato velocissimo. A quel punto lì una signora, io ho chiamato a gran voce il mio fidanzato attirando l'attenzione, sono impadronita della mia bici, il mio fidanzato non ci ha raggiunto, mi ha raggiunto, una signora di Perugia ci ha dato indicazioni sulla fuga di quello a piedi e di un paio d'altre persone in bicicletta, abbiamo fatto un rapido calcolo, potevano solo essere le nostre bici, e quindi Vittorio è partito con la mia bicicletta e li ha raggiunti seguendo l'indicazione di questa signora. Devo dire che siamo stati tutti e due un po' pazzi, perché non è che avevamo a che fare con brave persone capaci di dialogo, no? Lì stiamo parlando di zona lungomare, Sanremo, purtroppo frequentata da un mercato della criminalità, che poi l'assessore regionale Berrino mi ha confermato che soprattutto dopo Mare Nostrum, quindi negli ultimi anni, ha avuto un picco di criminalità. Addirittura lo spaccio è una cosa che insomma viene tranquillamente praticata alla luce del sole, direi. Ecco, comunque Vittorio li ha inseguiti, cioè, e siamo tornati a casa con le biciclette. Nottetempo ho scritto quel post, direttore, molto arrabbiata. Ecco, quello diciamo è stato il casus belli, no? La polemica è scoppiata, Alessandra Moretti le ha chiesto le dimissioni. Ah sì? Sì, non so se ha visto su Facebook, Alessandra Moretti ha detto: come si permette l'assessore a dare dei magrebini di M ai ladri, non crederà mica che i patrioti camerati potranno risolvere la situazione, si dimetta da su immediatamente. Questa è la, diciamo. Vabbè, questo è divertente perché da... Non lo sapevo, grazie di questa informazione che lascio cadere, visto che Alessandra Moretti pensa di avere perso perché le hanno sbagliato l'abito durante la campagna elettorale, non credo che abbia alcuna credibilità col suo posto, insomma. Senta, assessore, avete, come dire, poi risolto il caso, insomma, non c'è stato intervento di vigili urbani, insomma, no. Ve la siete cavati da sola, in sostanza. Perché tornati da quelli dei noleggiatori, gli abbiamo detto che avremmo segnalato la cosa all'amministrazione comunale, perché io ritengo che lì insomma, ci sia una zona veramente molto grigia, e che nella sera ho avvisato il sindaco e il collega assessore regionale, sì. Stamattina poi ovviamente ho scritto che mi ero stupita che le anime belle si fossero indignate, perché francamente, direttore, ti trovi, esci da cena con la tua bicicletta, cosa che capita troppo spesso, non trovi più un tuo bene, che sia la macchina, che sia la bici, che sia il tuo portafoglio, che sia qualsiasi cosa, riesci a beccare il ladro, becchi il ladro magrebino, cioè non è una, se fosse stato un islandese avrei scritto islandese, se fosse stato un genovese avrei scritto genovese. Beh, comunque lei ha avuto una buona dose di coraggio, perché insomma affrontare uno sconosciuto che è in sella alla propria bicicletta, vuol dire alla bicicletta che lei aveva dati al ristorante, certamente poteva, diciamo, ha rischiato di prendersi una coltellata o un pugno. È vero, direttore, ma in quei momenti lì non pensi, e la rabbia diventa più forte della ragione. A me è andata bene, probabilmente insomma, a molti altri non è andata bene, nel senso che non hanno neanche più avuto la fortuna di trovare la propria bicicletta. Io ero veramente in pena per il mio fidanzato, perché invece li ha rincorsi, certo. Ed è tornato a casa con la bici, con questi che dicevano: noi siamo di mentone, no? Salvo poi scappare via di corsa e mollare lì tre biciclette, quando Vittorio ha alzato la voce e questi se ne sono poi scappati via. Assessore, francamente poi... dica. No, la verità, volevo ringraziarla e salutarla, perché è stata bravissima nel riassumere tutta la vicenda. Sulla questione, reazioni politiche ce ne saranno altre, probabilmente oltre alla Moretti. Lei come risponderà, diciamo, a chi l'accusa di aver rivolto un'espressione sopra le righe, è stato detto un insulto, una contumelia, non so, ho letto da qualche parte?
che vorrei vedere loro al mio posto. La rabbia è un sentimento molto umano, io sono molto umana. Il giorno dopo ho scritto che le anime belle forse non hanno mai avuto un problema di questo tipo. Ho avuto tante persone che mi hanno dato non solidarietà, ma hanno anche gioito del fatto che fossi riuscita a trovarmi la bicicletta. E chi ruba resta un bastardo, direttore. Brava, grazie. Stato l'inseguimento, invece no, qui ci sono gli ospiti, c'è Tonella che dice sì. Ma sembrava un inseguimento, invece praticamente diceva prima Tonella se ne sono andati sulle loro gambe, no? Cioè sono scappati in sostanza. Vabbè, comunque se fossi stata al doppio e avessi fatto Krav Maga nella mia vita, probabilmente qualcuno sarebbe per terra. Va bene, assessore, la ringraziamo molto, grazie, e l'aspettiamo grazie in studio a voi. Settimana prossima, spero. Certo, direttore, grazie dell'invito. Grazie, buonasera, grazie assessore, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Allora, è stata pure fortunata che sono scappati, perché si rischia un cazzotto piuttosto che una coltellata. Normalmente dei professionisti lì che fanno lì che si lasciano fottere così, no? In effetti è stata fortunata, tra parentesi. Comunque, a me ne ha rubate tre biciclette, ladri di biciclette. Ne ha rubate tre, quindi non meravigliamo. Vabbè, Treviso ne porta via appunto, una ventina al giorno. No, no, allora, male. Vediamo. A me me l'hanno rubata. Tanti sms anche stasera. Un dibattito che si è animato anche sul furto di biciclette, con commenti anche in diretta durante la telefonata. Renzi, perché non dai 35 euro a noi disoccupati che siamo cittadini italiani? No, pensiamo ai biciclette quando due sere fa qui c'è stata un'aggressione al bancomat, con aggressione ai carabinieri, i quali giustamente stanno, poi penso che sia vero, noi abbiamo risposto a dei colpi sparati ad altezza uomo, sparando in aria, perché in Italia si è arrivato a questo, il carabiniere spara in aria in risposta a chi gli sta sparando addosso, perché se no va pure in galera. Questo siamo arrivati, altro che biciclette. Non è colpa dei magistrati. Colpa dei politici, che sono 50 anni che ci governano, sono loro che hanno fatto le leggi, non i No, questo è vero in parte, perché poi c'è il magistrato che per certi reati da 20 anni e altri da 3 anni, quindi per carità, questo è vero fino a un certo punto, perché ripeto, il magistrato, c'è chi dà delle pene esemplari e che c'è magistrato che per lo stesso reato dà 3 anni, 2 anni, 1 anno. Leggevo, hanno fatto un servizio l'altra sera di quel signore rovinato, la moglie violentata, lui distrutto, proprio distrutto, 16 anni a questa banda di rumeni, mi sembra, ma veramente sono entrati per 4 ore, l'hanno violentato in 4 persone alla moglie e poi è morta poi. No, 16 anni, nella revisione del processo 4 anni gli hanno dato, e questo è il magistrato, mi dispiace, ma non sono tutti così, perché guai a perdere, voglio dire, la fiducia della magistratura, perché sennò finisce tutto, il bel diritto dice allora non ci credo più, faccio quello, però un magistrato da 4-5 anni a una persona che ha fatto questo delitto, l'hanno fatto sul Rai 1, è proprio un servizio, anzi sul Rai 3, a chi l'ha visto ricordando le vecchie storie, quindi voglio dire, al di là delle biciclette, anche qui, e purtroppo c'è da dire che sono bande anche locali, perché sembra che questa che ha aggredito, che ha sparato, ha intimato ai carabinieri, occhio che te coppo, cioè voglio dire, che sono andati contro i carabinieri, altro che scappare. Quindi ripeto, ma quello che lascia col camiano, ha lasciato, poi non so se è vero, però hanno dichiarato così, che hanno sparato in aria, i carabinieri sparano in aria, ma perché li capisco, poverini, li capisco, perché oggigiorno se succede qualcosa è lui che ne risponde, no, basta vedere pure l'altro, adesso siamo scordati perché passa tutto qui, il famoso di Vicenza, il Stacchio. Graziano Stacchio, Ponte Rinato, avevamo qua Zaccato l'altra sera, quindi vede era uno ci passa i guai, quindi anche forse queste che ci devono e ci tutelano, che sono pochi, sono invecchiati ormai perché non c'è un ricambio, quindi l'età media cresce e per fare certe azioni ci vogliono giovani, purtroppo ci vogliono giovani perché serve gente dinamica, si va invecchiando sempre più anche la forza di polizia, insomma carabinieri, guardia, e quindi ma deve rispondere, hanno paura, risponde, questo è un dato di fatto, e purtroppo questo deve anche allarmare, le biciclette sia anche una cosa
cosa simpatica, dopo le biciclette scoccia perché le rubano, uno si affeziona, è stata fortunata che scappano perché c'è molta più arroganza, ti rubano la bicicletta e poi vengono a dirti se la rivuoi mi dai 50 euro, perché c'è pure questa azione diffusa, no? Che poi ti offrono la stessa merce pagando, quindi per carità. Allora, l'invasione africana è appena iniziata, è pilotata da certi paesi i quali forniscono armi per combattere contro i cristiani. Vediamo il caso di Bassano del Grappa, dove in base ad un protocollo del comune un gruppo di profughi, di clandestini, ha iniziato a lavorare, è stato impiegato dal comune per lavori di utilità sociale. Vediamo. Eccoli i primi profughi volontari nei quartieri bassanesi. Come più volte annunciato, è iniziato oggi da quartiere Firenze il progetto comunale pensato per impiegare i 34 giovani richiedenti asilo ospitati a Bassano nella pulizia e sistemazione dei quartieri cittadini. Dalle 8.30 per tutta la mattina, affiancati da un operatore della cooperativa Casa Colori, 5 giovani africani hanno ripulito dagli aghi di pino alcune delle aree più centrali di quartiere Firenze e da domani già si replica. Ma chi in quartiere Firenze vive e lavora è favorevole a questa iniziativa? Assolutamente sì, anche perché vedo che lavorano bene, con impegno, sento anche i commenti della gente, oddio metà e metà, non sono tutti d'accordo, però diciamo che la maggior parte sì. Bene che siano impegnati così, ma qualcosa si vede di buono o no? Credo che sia positivo, credo che il sindaco Poletto abbia fatto una bella cosa. Io sarei del parere di pensare prima per i nostri disoccupati, esodati e via dicendo. Credo che sia un'iniziativa corretta. Quindi insomma vorrebbe che magari ci fosse anche negli altri quartieri? Perché no? E mentre l'iniziativa sembra unire i cittadini bassanesi, divide invece la politica. La guerra è scoppiata direttamente sui social network, uno di fronte all'altro, l'assessore Giovanni Cunico e il capogruppo della Lega Nord in regione Nicola Finco, pronti a sfidarsi colpo dopo colpo a suon di post. Bel servizio di Barbara Todesco. Allora, Angelo. Sì, ecco, anche qui vorrei proprio tornare ai dati oggettivi perché mi sembra che stiamo un po' facendo tanta confusione. Se sono veri i dati del Ministero dell'Interno, io non li ho sto mano, ma comunque sono calati i delitti questi anni, è calata la violenza, sono calati i furti. Quindi non è vero che c'è questa esplosione. E soprattutto... Beh, non è vero che sono calati. No, ma guarda, sono dati del Ministero... Allora contestiamo. L'ho letto bene, guarda. Ci ho fatto uno studio sopra, guarda. Hai letto male. Solo tu sai leggere bene e ne prendo altro. Hai letto male perché i furti nelle case sono aumentate del 400%. La delinquenza del Ministero dell'Interno. Detto questo, dividete la malavita complessivamente. A meno che non sia facile di dare il ministero. Detto questo, parlo del 2014, quindi giusto per essere precisi. Secondo, ma la povera Donazan, giustamente incazzata, ha fatto una battuta, ma è possibile che noi ci perdiamo tempo, articoli di giornali, attorno a una battuta meravigliosa di merda, ma certo. Quante volte diciamo questa cosa qua, perché poi nessuno di noi ha usato bicicletta, con tutti i problemi che ci sono, con tutto questo gran problema che abbiamo degli immigrati, noi da un giorno stiamo perdendo tempo attorno a Magrebino di merda, no? È terribile. E poi la Moretti non ha altro da fare, ma la sua politica è soltanto attaccare la Donazan. Ma siamo al ridicolo, siamo al patetico. Qui siamo in Italia che è completamente sfasciata, che ha perso qualsiasi riferimento di serietà, di compostezza, di gradualità, di priorità dei problemi. Ma siamo alla follia, va bene che siamo in Ferragosto, il caldo ci dà tutti la testa, ma qui stiamo perdendo assolutamente i riferimenti seri. La politica è un'altra cosa, la politica è gestire il bene comune, non è gestire le chiacchiere di una sera d'estate in un centro Sanremo, dove anche là Sanremo, se io lo conosco bene, abitandoci qualche breve periodo, no? È una città che sicuramente non è così piena di delinquenti come sembra, anzi, tant'è che questa vicenda si è risolta per poco, alla fine vanno tutti quanti in osteria e bevono e mangiano la pizza, no? Banditi e rani, da come viene raccontata la vicenda. Quindi voglio dire, siamo veramente al ridicolo, la politica anziché affrontare i problemi si perde in queste chiacchiere. Moretti, hai perso giustamente, se tu perdi tempo una giornata.
per questa cazzata vuol dire che non eri degna di essere eletta, e per fortuna non ti hanno eletta, per fortuna. Settimo Gottardo. Beh, dice delle cose come sempre abbastanza serie, squizzato, però su una cosa vorrei distinguermi, su quest'ultima parte condivido, però il fatto della donazione è un fatto che ha una sua morale, cioè bisogna reagire, cioè sì, la sì, morale sì, che io traggo dalla donazione non tanto per la cosa in sé, che è una piccola cosa, la bicicletta rubata, ma il reagire. Perché il rischio è che ci sia una rassegnazione, d'accordo, tanto succede, non serve neanche più a denunciare. Il fatto invece di dire che la donna Sani è una donna pubblica, quindi sì, deve dare un segnale pubblico, che bisogna reagire. Questo lo trovo un dato corretto, giusto, che un politico perché deve fare. La seconda cosa, sempre su questo ragionamento di questa sera, sui vescovi e così via. In genere, guardate, negli ultimi decenni, il generale Ferragosto mette un po' il silenziatore sui grandi temi, e dopo Ferragosto la ripresa politica viene segnata dai convegni politici di settembre, dalla ripresa della legge generale di stabilità, una volta si chiamava finanziaria, e ritornano i grandi temi politici. Qui abbiamo invece che il generale Ferragosto, attraverso la presa di posizione dei vescovi, ha anticipato alcuni temi fondamentali politici che a settembre dovranno essere riaffrontati. La centralità del tema dell'immigrazione, verso la quale il governo non ha una strategia né nazionale né internazionale. Sono fallite ambedue le linee, e che quindi deve Renzi prendere questo problema ed esporsi in prima fila. Questo è il primo segnale. Il secondo, che una parte grande della gerarchia, non è che tutti dicono polemizza con Zaia e con la Lega, no, polemizza anche col governo, dice caro governo, su queste robe qua non fai niente. Ma come? Sempre hanno detto che i cattolici che erano andati a sinistra avevano attorno, accanto a loro, anche tutta la gerarchia ecclesiastica. Non è mica vero. La conferenza episcopale, da un lato, se la prende così con chi non affronta il tema dell'immigrazione nella drammaticità con cui merita, ma se la prende con l'assenza del governo, dice noi i supplenti su questo territorio non lo facciamo più. E poi dice anche un'altra cosa, state attenti, noi i supplenti sugli asili, sulle scuole, noi non lo facciamo mica più. Il governo deve assumersi una sua responsabilità, quindi guardate che su questi sono temi bollenti che saranno segnati dal dibattito che avremo tra settembre e ottobre, che sarà un settembre-ottobre durissimo, molto difficile, perché allora verrà fuori che i temi centrali su cui il governo deve esprimersi saranno l'immigrazione, che strategia, perché altrimenti cosa fa Renzi a sostenere la Mogherini, ministro degli esteri europei, quando dice che la politica estera europea non sostiene nessuna linea su questa immigrazione? Ora continua a tenere la foglia di fico della Mogherini, e poi l'accusa che noi non abbiamo una politica estera europea. Queste sono contraddizioni che devono venire fuori, e queste sono venute fuori in questi giorni, sono solo un leggero anticipo. Così pure una serie di altri temi, ma come? La presa di posizione, questo riguarda anche la cultura cattolica, la crisi del welfare, dello stato del benessere, la redistribuzione dei sussidi che non ci sono più a disposizione, porrà un problema politico fondamentale di evitare la guerra tra poveri, i poveri interni e i poveri che vengono da fuori? Si dovrà mettere un argine a questa guerra? Perché se noi continuiamo a non mettere un argine a questa guerra, diventerà una guerra interna, sapete? Diventa una guerra interna. Quando si dice che ci sono 10 milioni di poveri in Italia, statistica precisa, l'Istat, no, non si discute lì, che ci sono 4 milioni di disoccupati giovani sotto i 25 anni, 4 milioni a casa, che forse altri 3 sono quelli non dichiarate, per nessuno più neanche si iscrive, che forse ci sono dei lavoratori precari che sono equiparabili, disoccupati, che fanno altri 10, che fa 20. Questo vuol dire che abbiamo un autunno caldo, cioè gli anticipi che ci dà il temporale
di Ferragosto. Qui sono temporali politici che ci ritroveremo, direttore, tu te li troverai a dibattere qui a settembre, ma in modo terribile. Non non c'è, il pane non ci manca da questo. Quindi la realtà non dà tregua. Non ci sono ferie per la realtà. Senta, la realtà va avanti. Senta Gottardo, trovo interessante il riferimento che faceva al governo e l'IMU sulle scuole paritarie. Può essere stato quello un motivo di... Da quello, di, guardate, io reazione, frequento, diciamo, sistematicamente molti ambienti romani e non solo quelli strettamente politici. E io credo che questo è stato uno degli elementi che ha fatto saltare l'equilibrio, perché hanno, devo dire, di tutti i governatori solo Saia ha difeso le scuole paritarie, cioè, sì, solo Saia, perché sono, scusate, un terzo di quelle vere sono gestite dai preti, tanto per essere chiari. Parliamo di asili, soprattutto, giusto perché... Gli asili, perché le scuole materne. Perché noi pensiamo ai licei, non mettere sì, le scuole... dove, zitto, nel governo c'è stato un silenzio assordante. Mettono la Cassazione, fa una sentenza dove dice deve pagare l'ICI, che poi tradotto si chiama IMU, silenzio assordante del ministro, si è detto assordante di Renzi, e dice, e noi commentiamo, che facciamo? La supplenza sugli immigrati e dicono che noi ci guadagniamo perché siamo a Roma Capitale. Facciamo la supplenza nell'istruzione e non ci difendete se non su una parte. Ma scusate, queste qui devono ben venire fuori. Non fate nessuna battaglia proprio per la crisi del welfare, sulla difesa delle identità cristiane di questo paese, cosa volete che facciano i vescovi? Allora, scusate, un altro tema di cui abbiamo parlato ieri e oggi era su tutti i giornali, mi ricordava Bruno Agustin Breda dell'Erse Electrolux, è quello dell'accordo che è stato raggiunto tra l'azienda e un numero limitato di lavoratori per lavorare anche a Ferragosto. Ovviamente lì i sindacati si erano opposti, ma una parte dei lavoratori ha detto di sì a questa proposta. Vediamo il nostro servizio e poi ne parliamo con Fiorin e con Regazzo e ovviamente anche con gli altri ospiti. Clima teso tra gli operai dell'Electrolux di Susegana e 30 volontari che hanno deciso di lavorare, apostrofati pesantemente in fabbrica come crumiri. Hanno insultato chi ha dato la propria disponibilità. Nei giorni successivi la cosa si è ripetuta e questa cosa qua è una delle prime volte che succede in Electrolux. Per il sindacato, con questa richiesta, l'azienda ha minato la sua stessa credibilità. È una violazione dell'accordo, proprio perché quando avevamo stabilito le giornate lavorative avevamo volutamente, in accordo con l'azienda, saltato il 15, perché è una festività importante per tutti e perché oltretutto è l'unico giorno di riposo che ci rimane, e quindi è una situazione davvero molto grave. Tra i sindacati l'unica voce controcorrente è quella della UIL, con Antonio Confortin. Perché noi dobbiamo mantenere il lavoro dove c'è, non è per la domenica e sono volontari, chi può impedire a un volontario di non andare a lavorare? Però noi abbiamo anche delle categorie nel sindacato che la cosa più bella che dicono no, 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 poi quando si fa la lotta allora si chiude l'azienda, va via l'azienda, ma non è più il tempo di fare queste cose qua. Più straordinari si fanno e meno occupazione si crea, la richiesta delle rappresentanze sindacali unitarie. Dando una mano a loro che sono senza lavoro e dando una mano a noi che abbiamo bisogno di far produzione. Quanti lavoratori servirebbero? Ma almeno 50, probabilmente 50 sarebbe un minimo e forse anche qualcuno in più. È una forzatura unilaterale dell'azienda per aprire una porta, per liberalizzare gli orari, per far lavorare quando c'è bisogno, senza tenere presente i bisogni dei lavoratori, la giornata di riposo, quel minimo di tempo che ci rimane per stare con la nostra famiglia o per riposare. Insomma, Walter Fiorini, è cambiato molto il mercato del lavoro dopo il Jobs Act, ma anche questa è una svolta così significativa, perché certe aziende dicono o mangiate la minestra o saltate la finestra, e in tempi di vacche magre, dopo i muri contro muri, i no, di cui parlava il sindacalista della UIL Confortin, ci sono accordi su abbassamenti di stipendi, insomma accordi e anche grossi sacrifici da parte dei lavoratori che pur di restare a lavorare accettano delle proposte capestro. No? Lei come la pensa? Il lavoro
è la cosa più importante, è il problema più, da tutti quanti quei bei giochini che ci facciamo noi qua in Italia, questi discorsi meravigliosi, la bicicletta, no, ma tu cosa gli hai detto? Mamma santa, il lavoro, miei cari, è il problema più importante che abbiamo in Italia. Se ancora non ce ne siamo accorti, io che sono l'ultimo ruota del carro, se me ne sono accorto io, aspetta, penso che chi davanti a me ce ne sono. Non si butti giù, lei è un signor professionista. No, no? Sì, ho capito, ma dico, suo settore, sì, ma l'umiltà. È un bel imprenditore, anche sostanzioso. Sì, sì, ma hai capito il senso, strega. Se noi riuscissimo piuttosto di perdere tempo a riuscire a fare delle baruffe fra di noi e a perdere solo tempo per andare a distribuire lezioni di vita senza avere l'autorità di aver mai creato niente e aver dimostrato che noi siamo in grado di fare qualcosa e possiamo solo giudicare gli altri per quelli che fanno, miei cari, non riusciremo mai ad aiutarci fra noi. Di noi siamo ricchi solo nel momento in cui riusciamo a dire: ragazzi, adesso assieme possiamo fare. È la cosa più bella del creato, sta roba qua, e è la più facile, solo che noi siamo orgogliosi, siamo tutti quanti i primi. Guarda, stiamo creando una fondazione che si chiama Scienza e Conoscenza. Cos'è sta roba? È una roba che dice tutti quelli che lavorano in maniera certificata, perché c'è anche questo problema, sempre sotto il problema del lavoro, c'è che in Italia siamo sottoposti a delle violenze dettate da strutture che non fanno, che distruggono le aziende sane, perché vendono materiali che sono copiati, che vengono da di qua, da di là, ecco, e man mano si sciolgono le aziende che invece lavoravano in maniera corretta. Strutture, tecnici che lavorano in maniera corretta vengono scemati da tecnici che poi costruiscono delle cose che io non voglio neanche dire, ma insomma lei che è di Venezia ultimamente le ha ben viste, insomma, ecco. Allora voglio dire, no, non dico niente io, perché la libertà di parola non è la libertà di dire proprio quello che si vuole in questo paese, capito? Lei mi ha capito bene. E allora hai capito il senso, voglio dire, se noi piuttosto di fare tanto casino per niente riuscissimo a dire: ragazzi, dobbiamo cominciare a mettere da parte, come ho detto prima, le bandierine e creare struttura di lavoro, creare lavoro, sarebbe tutto molto più facile. Sarebbe tutto molto più facile per chiunque, anche per gli stranieri che vengono qui, qui poi, per i disgraziati, che veramente, cioè, se noi andiamo un po' ad indagare su queste persone, ma stiamo affrontando un problema che è drammatico. E quando si parla di persone, di vite umane, cos'è che c'è di più importante? Hai capito? Se noi riuscissimo a mettere nella condizione gli italiani di poter lavorare, di poter dare lavoro anche a queste strutture che vengano per i loro motivi, adesso non scendo nella discussione, perché non voglio perdere tempo in queste cose qua, io perdo tempo solo nel essere costruttivo, produttivo. I fatti parlano molto più forte di tutte le parole, per poco che ho imparato io nella vita, mi creda. Parole di uno dei tanti imprenditori che ospitiamo spesso a Focus: chi invade casa mia con arroganza, prepotenza, eccetera, lo caccio a calcio, come fanno i greci. In Greci, a Kos, in altre isole, Patmos, Lesbo, insomma, stanno in situazione drammatica perché sono tantissimi e ci sono scontri con la polizia. Ragazzo, allora su Electrolux? Sì, sull'Electrolux. Beh, io ero dipendente di Electrolux. Per l'ennesima volta mi domando i sindacati in che mondo vivono. Oggi siamo in un mondo che è talmente vertiginoso, il muoversi, la finanziaria, anche le richieste del mercato sono talmente variegate e incostanti, ecco, che è logico che avvenga che un'azienda debba affrontare degli ordini così sporadici. E non ha detto: io voglio, tu vieni a lavorare quel giorno. No, ha detto: chi vuole viene. Quindi la libertà non è creato nessuno. Perché andiamo a creare questo? Vuol dire andare a creare astio tra i lavoratori.
non mi sembra che sia un atteggiamento costruttivo, né nei confronti dei lavoratori e tantomeno nei confronti dell'azienda. Questo atteggiamento qua io l'ho sempre contestato nel sindacato. Io ho lavorato in Alfa Romeo, ho lavorato in Zanussi, ho lavorato in San Giorgio, sono andato all'estero, ho lavorato in tantissime aziende e ho visto tantissime condizioni, e queste non sono cose strane, assolutamente. Va bene, quindi non, perché andare a proprio voler a tutti i costi creare l'astio? Assolutamente non sono d'accordo. Poi, scusa, ma possiamo pensare di andare a far vendemmia a Natale? Giusto. Cioè, se a Natale, la vendemmia è a settembre, i contadini chiedono aiuto a settembre. Cioè, se ad agosto abbiamo una richiesta di non so quanti frigoriferi, andiamo a fare i frigoriferi a agosto, vorrà dire che deve in vacanza a Natale. Cioè, questi atteggiamenti sono devastanti, perché la gente non capisce più. Allora, adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo con Giovanni Tonella, Giancarlo Iannicelli, insomma tutti i nostri ospiti. State con noi.